Di 30 profughi partiti a bordo di un gommone a motore dalle coste della Normandia, diretti verso la costa inglese, sono naufragati nelle acque della Manica. 27 sono annegati. Tragedie come queste sono il risultato delle crisi umanitarie che affliggono il mondo di oggi. Sull'argomento, un breve servizio di Rosanna Fiorenza. Per definizione, una crisi umanitaria è considerato un evento o una serie di eventi che minacciano la salute, la sicurezza o il benessere di un enorme gruppo di persone. Le crisi umanitarie sono soprattutto causate da guerre, disastri naturali, carestie ed epidemie. Maggiormente colpiti sono i bambini. Per loro le crisi umanitarie hanno conseguenze fisiche, psicologiche e sociali devastanti, in quanto particolarmente vulnerabili a seguito della perdita delle loro case o famiglie, costrette a fuggire da tirannie, conflitti bellici e disastri climatici. Queste crisi sono già in atto da svariati anni, ma quelle più recenti avvengono nel bel mezzo di una vera e grave crisi di salute pubblica, che è la pandemia di Covid-19. Le Nazioni Unite stimano che nel 2021 quasi 235 milioni di persone, di cui per metà bambini, avranno bisogno di assistenza sanitaria a livello globale. Sono 10 i paesi maggiormente coinvolti da crisi umanitarie, e precisamente Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Centro Sahel in Africa, Venezuela, Siria, Yemen, Sud Sudan, Etiopia, Nigeria e Iraq. Paesi in cui conflitti, insicurezza alimentare e cambiamenti climatici hanno creato un bisogno di attenzione urgente dell'umanità. L'ultimo rapporto Global Trends delle Nazioni Unite mostra che 79,5 milioni di persone sono state finora sfollate con la forza. La cifra è pari all'1% dell'umanità, o uno ogni 97 persone sulla Terra. Di queste, 11 milioni sono stati sfollati nel corso dello scorso anno, in fuga da guerre, violenze o persecuzioni. In modo schiacciante, sono i paesi a basso e medio reddito ad essere più colpiti. Si chiama Lucy, la sonda lanciata giorni fa dalla NASA nello spazio, che volerà verso uno sciame di asteroidi in orbita attorno al Sole per la prima volta per esaminare le origini del Sistema Solare. La sonda Lucy esplorerà un gruppo di asteroidi troiani, poco conosciuti, che seguono all'incirca la stessa orbita del Sole di Giove nel Sistema Solare esterno. In termini di asteroidi, il cui sciame dista circa 250 milioni di chilometri dalla Terra, c'è da domandarsi qual è la probabilità che colpiscano il nostro pianeta. Per fortuna, sulla base dei calcoli attuali, la probabilità di un impatto di asteroidi che dovessero porre fine alla nostra civiltà, come quello che ha ucciso i dinosauri 66 milioni di anni fa, è molto bassa nel corso delle nostre vite. Forse con una probabilità 1 su 10.000, ma nel corso di migliaia o milioni di anni gli impatti maggiori diventano abbastanza probabili. Dallo spazio torniamo sulla nostra Terra per parlare della situazione pandemica di cui l'Europa è ancora una volta l'epicentro. In una conferenza stampa, il capo dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, per l'Europa, Hans Kluge, ha detto che il continente potrebbe vedere mezzo milione di morti in più entro febbraio ed ha incolpato l'insufficiente assunzione di vaccini per l'aumento. Il tasso di vaccinazione è rallentato in tutto il continente negli ultimi mesi, se si pensa che in Germania, per esempio, è appena del 66%, è molto più basso in alcuni paesi dell'Europa orientale. Solo il 32% dei russi è stato completamente vaccinato entro ottobre 2021. Kluge ha anche accusato un allentamento delle misure di salute pubblica per l'aumento delle infezioni nella regione europea dell'OMS, che copre 53 paesi, comprese parti dell'Asia centrale. Tra l'altro, è stata appena identificata una variante letale del coronavirus in Sudafrica, che costituirà un
Ulteriore grattacapo per le autorità sanitarie e governative mondiali. Giorni fa, due fatti alquanto tragici sono occorsi negli Stati Uniti e in Bulgaria. Per le strade della cittadina di Waukesha, nello stato di Wisconsin, uno squilibrato ha investito a bordo della sua auto in velocità una parata festiva celebrativa del Natale, uccidendo sei persone e ferendone molte. Il colpevole è stato arrestato e verrà processato per omicidio. In Bulgaria, vicino al villaggio di Perkin, un pullman che trasportava turisti dalla Macedonia del Nord ha urtato contro la barriera di un'autostrada e si è incendiato, causando la morte di 46 persone, di cui 12 bambini. L'increscioso incidente è adesso sotto inchiesta per stabilirne le cause. Ritornando ancora una volta sulle prossime elezioni del Comites in Irlanda, in programma il 3 dicembre prossimo, abbiamo voluto intervistare alcuni candidati alle votazioni. L'ultimo incontro con tre candidati della lista 1, Laboratorio delle Idee Comites, è precisamente la capolista Emiliano Capurro, Chiara Castelbolognesi e Marzia Dono. Buongiorno carissime Emiliana, Marzia e Chiara. Voi siete tre candidate della lista numero 1, Laboratorio delle Idee Comites. Vorrei fare solo una domanda. Dei punti che voi avete nel manifesto come scuola, servizi, rete di servizi, attività varie, qual è quella che vi sta più a cuore e perché? Quindi a turno potete rispondere. Cominciamo da Marzia. Sì, grazie Concetto. Per quanto mi riguarda, penso che il nostro punto sull'integrazione dei servizi professionali sul territorio sia di fondamentale importanza. In primo luogo è importante dare più visibilità al Comites e istituzionalizzare la sua figura. Come punto di riferimento per la comunità italiana che cresce ogni giorno e che comunque ha necessità anche di essere coordinata in maniera sistematica. Quindi una delle possibili configurazioni è proprio quello di creare una rete di professionisti italiani sul territorio che appunto possa essere di riferimento, affidabile e di supporto ai nuovi arrivati, ma anche alle persone che vivono qua già da molto tempo. Sì, quindi. Bene, allora Emiliana. Sì, allora, io sono una mamma di due bambini che sono bilingue italo-irlandesi, quindi come tale sostengo che un altro nostro punto di forza che a me sta particolarmente a cuore è quello di istituzionalizzare un po' meglio la lingua italiana e quindi la nostra cultura. Quindi l'idea della scuola, ovviamente sulle modalità ancora dobbiamo lavorare, però sappiamo che è fattibile, abbiamo già preso contatti con altri comites che nel corso degli anni hanno creato la scuola, anzi varie scuole, per cui questo è il nostro desiderio in maniera tale da avere la certezza che i nostri figli mantengano praticamente la nostra cultura, ma soprattutto imparino l'uso della grammatica e la scrittura, quindi l'insegnamento della nostra lingua, non solo parlata, ma anche scritta. Assolutamente, questo è un elemento che a me sta molto a cuore. Benissimo, e adesso dulcis in fundo, Chiara. Grazie, Concetto. Allora, ovviamente io condivido i punti che hanno espresso le mie colleghe, Marta e Emiliana, però ne vorrei sottolineare un altro che ritengo sia importante. Anche io, come Emiliana, sono una mamma di una bambina che ha anche cittadinanza italiana, ovviamente, ma anche irlandese, e quindi ci terrei a sottolineare l'importanza di creare una maggior coesione tra le culture irlandese e italiana. Uno degli obiettivi del nostro comitato sarà quello di, se saremo eletti ovviamente, sarà quello di creare eventi culturali che avvicinino le due culture e che sottolineino i punti di contatto che esistono tra l'Irlanda e l'Italia. Eventi culturali, anche eventi sportivi, perché questi sono
elementi importanti per entrambe le culture e speriamo che appunto avvicinino le future generazioni e le attuali a entrambi i mondi. Grazie infinite allora del vostro intervento e ci rivediamo in altre occasioni sicuramente. Grazie e buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie mille. E ultimo incontro con due candidati della lista 2, italiani in Irlanda, il capolista Francesco Dominoni e Mariano Mesolella. Benvenuti, Mariano e Francesco, due amici, Grazie. ci conosciamo da tanto tempo. Quindi voi fate parte della lista numero 2, italiani in Irlanda, che ha come manifesto tre punti essenziali: la promozione della lingua italiana, iniziative socioculturali e rapporti con il Club Italiano che rappresenta, diciamo, la vecchia generazione di italiani qui in Irlanda. Una domanda: quale di queste tre cose è la più importante per voi? Se posso, dimmi Vabbè, tu. ognuno dice la sua. Allora, secondo me la cosa più importante è che il Comites possa fare da ponte, come dici tu, per tutti quelli che sono gli italiani a Dublino e tutti i vari esponenti di italiani a Dublino. Mi spiego. Ci sono italiani di nuovissima generazione che sono arrivati da pochissimo, settimane, mesi o qualche anno. Così come ci sono quelli che sono della vecchia generazione di cui tu fai riferimento, o quelli che sono addirittura, ce ne sono molti che, come quella della generazione dei brasiliani che fanno parte dell'AIRE uguale, e che comunque sono italiani nelle liste dell'iscrizione all'AIRE. Quindi il Comites deve rappresentare tutti, e ognuno di loro ha delle esigenze, e quindi deve fare da ponte, da supporto a tutti quelli che sono Quindi tu queste. promuovi praticamente la coesione, in La poche co parole. e il ponte tra queste varie rappresentanze. Certo. E tu, Francesco, che ne pensi? Cioè, secondo Io te? penso che sia una cosa importante fare tesoro dei consigli di persone che sono venute qui prima di noi e che hanno radicato una cultura che è molto più profonda della nostra. La nostra generazione è appena arrivata. La nostra lista rappresenta proprio tutti a 360 gradi. Questa è una cosa importantissima perché ci arricchisce e fa sì che la continuità avvenga in modo molto diretto, senza dover trascurare anche la storia, per esempio i vecchi italiani che sono venuti qua ancora prima di noi, nel secolo scorso, per esempio, i vari, il Guglielmo Marconi, eccetera, eccetera. Quindi cercare di XIX anche. secolo in poi, ecco. Esatto. E cercando di garantire una certa continuità, quello che poi mi piacerebbe molto anche curare è l'aspetto culturale e storico, cioè cercare di creare degli eventi proprio per onorificare queste persone che sono venute qua prima di noi e che hanno costruito e contribuito alla storia dell'Irlanda. Noi faremo di tutto proprio per supportare qualunque tipo di iniziativa che sia legata all'italianità in Irlanda e quindi alla cultura italiana in Irlanda, Per l'influenza che. me le cose che assolutamente bisogna fare, anche perché vengo io dalla realtà del Comites in essere ancora, e facendo tesoro dell'esperienza che ho visto, ci sono delle cose che possono essere fatte anche immediatamente. La prima è dare sicuramente maggiore visibilità al Comites, perché è un problema comune a tutti i Comites del mondo, non tutti, ma la maggior parte, e oggi anche la fattibilità mediatica permette, diciamo, la facilità di essere più facilmente esposti e essere conosciuti. Però l'essere più conosciuti porterà anche delle responsabilità maggiori. E il secondo obiettivo è quello di creare un sistema però efficiente ed efficace che permetta ai vari italiani, tutti quelli di nuova generazione, quelli di vecchia generazione, perché la nuova generazione può avere esigenze di capire come si fa un PPS, chi è della vecchia generazione ha problemi di capire come farsi pagare una pensione. Bisogna creare un portale, un sistema mediatico, qualcosa che in maniera efficiente, non in maniera estemporanea. E l'ultima cosa, bisognerà creare tutta una serie di attività che permetteranno di tutelare i diritti degli italiani in Irlanda e di promuovere tutte quelle attività socioculturali che poi rifletteranno le varie realtà degli italiani in Irlanda. Benissimo, bravo. Io vi ringrazio, scusate, ma il tempo è limitato.
Comunque vi auguro buon successo. Grazie per averci invitato. Grazie, grazie. Prego, prego.